A chi si deve se dura l'oppressione? A noi. A chi si deve se sarà spezzata? Sempre a noi. Chi viene abbattuto si alza, chi è perduto combatta, chi ha conosciuta la sua condizione come lo si potrà fermare? Perché i vinti di oggi sono i vincitori di domani e il mai diventa oggi. Generale, il suo carro armato è una macchina potente, spiana un bosco e sfracella 100 uomini, ma ha un difetto. Ha bisogno di un carrista. Generale, il tuo bombardiere è potente, vola più rapido di una tempesta e porta più di un elefante, ma ha un difetto, ha bisogno di un meccanico. Generale, l'uomo fa di tutto, può volare e può uccidere, ma ha un difetto, può pensare. Anche noi coltiviamo una rosa bianca, come il poeta cubano dell'Ottocento di cui canta la voce. Perché se è legittima la domanda di Brecht, quali tempi sono questi, quando parlare di alberi è quasi un delitto, perché su troppe stragi comporta silenzio? Altrettanto legittima è la risposta di Ho Chi Minh. Basta che una rosa profumi perché urlino nel cuore dell'uomo tutte le ingiustizie del mondo. Novembre. Per la prima volta nella storia della nostra civiltà industriale, della nostra epoca di guerre e rivoluzioni, dopo il primo maggio del 1886, una mobilitazione generale delle coscienze ha risposto all'allarme degli uomini più sensibili e i terrestri hanno vegliato collettivamente. Hanno marciato come marciano non i soldati, ma i militanti della pace, nel centro delle società civili, costituendosi in eserciti pacifici, in parlamenti mobili, in assise di vigilanza. È il grande Vietnam Test, la grande prova Vietnam, la grande verifica del genere umano. Ti allarga i confini, portando la lingua con bocche di fuoco a chi ora cade, la mentre difende quel pugno di fango che gli copre la coscienza. Mi sembra che la libertà, per quello che possiamo fare anche noi dobbiamo lottare per poter portare la libertà nel Vietnam, perché la libertà del Vietnam equivale a dire la nostra libertà, cioè non può essere solo un problema del Vietnam. I Marines non fanno prigionieri nel Vietnam, fanno cattivi. Cattivi, come dicevano gli antichi romani, senza protezione di diritti internazionali, non coperti dalla Convenzione di Ginevra, perché lo stato di guerra non è stato ancora proclamato nel sud del Vietnam. È importante che gli americani incomincino anche loro a dare un deciso no contro la politica. Direi che è fondamentale, perché chi meglio della voce degli americani stessi, o perlomeno di quella parte di America che sente e avverte la necessità di parlare, di protestare, di gridare,
chi meglio di loro può far arrivare la voce direttamente, là dove deve arrivare, al Pentagono, alla Casa Bianca, sul tavolo di Jones. Terra, mi tocca di partire, ma che potrebbe il mio destino? Nuovissime sono le torture sperimentate nel Vietnam. Il mondo civile denuncia l'orrore. Sono circuiti complessi quelli che creano il fenomeno dolore. I Viet vengono torturati con i fili elettrici. Sarebbe necessario che queste manifestazioni avessero delle parole d'ordine più impegnate e più, come dire, più che ci compromettessero tutti di più, perché la situazione nel Vietnam è una situazione estremamente difficile. Ogni giorno muoiono persone e non basta limitarci a fare manifestazioni di questo genere, che però è un po' come vegliare i nostri morti. Lei crede che sia utile fare queste manifestazioni con molta forza? Sì, molto, molto utile, perché anche le persone che in generale non si interessano a questi problemi vengono così a conoscere questo posto. Ti hanno detto di aspettarmi senza fare tante storie, e chi scriverà la storia non parlerà di te. Sarebbe ora di finirla che gli americani seguono questo spargimento di sangue contro il Vietnam, bambini, gente che non si può difendere, perché sta facendo una cosa un po', come voglio dire, oppressione a questa gente. Negli Stati Uniti sono in preparazione gli allucinogeni. Forse verranno usati nel Vietnam. Rendono ciechi, pazzi, dementi. No all'imperialismo, no alla guerra d'aggressione, no ai generali, no a tutte queste cose qua. È un dovere preciso di tutti noi di essere presenti quando succedono queste cose, no? Il Carro parla proprio dal principio alla fine, si può dire, dell'aggressione di un certo mondo contro un altro, con riferimenti molto chiari alla posizione americana contro il Vietnam e alla lotta che i vietnamiti stanno conducendo per la libertà del proprio paese. C'è addirittura una scena che è forse la più applaudita di tutto lo spettacolo, in cui Frank allude al discorso del Papa tenuto all'ONU, trasportandolo a quello che avvenne nel 1300 ad Avignone, un discorso che il Papa tenne sulla pace, e come succede in questo momento, così anche allora l'imperatore andò a massacrare un popolo. Dunque, io sono per natura e costituzionalmente e per ragionamento contro tutte le guerre, ma in particolare sono contro questa guerra del Vietnam, perché la ritengo inutile, spietata e dannosa pure per gli americani. Sì, cioè in questo momento, come qui, in altre 20, 100, 1000 parti stanno avvenendo le stesse cose, quindi io direi che quello che dico io so che lo dicano tutti questi uomini in tutte le parti del mondo, però in ciascuna parte bisogna trovare la posizione giusta verso la quale rivolgere la nostra azione. E da noi qual è la posizione giusta? La nostra posizione giusta è un fatto che dopo l'Adriano bisogna andare a Palazzo Chigi, bisogna andare al Quirinale, cioè assumersi una geografia politica molto più decisa ancora di quello che non è già del resto chiaro nello spirito di questa sera. Non un popolo di vittime, ma un popolo di combattenti che sa colpire il suo aggressore, che sa conquistare per sé la pace e fare maturare nelle coscienze che la pace è legata alla libertà. Stanno in alto, si sono riuniti in una stanza. Uomo che sei per la via, lascia ogni speranza. Quando chi sta in alto parla di pace, la gente comune sa che ci sarà la guerra.
Quando chi sta in alto maledice la guerra, le cartoline precetto sono già compilate. Combat gas, gas da combattimento contro i partigiani Viet. C6H5CO, CH2CL, cloroacetofene, detto CN. Oppure il DM o Adamsite, NHC6H42, ASCL. Oppure il CS o lacrimite. Negli Stati Uniti si confezionano le armi biochimiche per la creazione di aborti della natura, mutazioni della struttura fisica dell'uomo. L'ignominia della specie umana nell'anno 1966 sembra perpetrarsi dai lager nazisti all'abominio dei parà francesi in Algeria, agli esperimenti dei Marines nel Vietnam. Ma noi tutti, come riceviamo l'informazione dolore della specie umana torturata sotto il 17° parallelo? Noi ci riuniamo, noi accendiamo le torce, noi cantiamo insieme, noi parliamo, ci interroghiamo, discutiamo il mondo e la storia, mandiamo medicine e appelli, firmiamo con il nostro nome di uomini puliti pagine allarmate di giornali inquietanti. E noi ci interroghiamo e interroghiamo l'universo. Calcoliamo la velocità della luce e vediamo il sole come era 8 minuti fa, Alfa Centauri come era 4 anni fa, la galassia più vicina come era 2 milioni di anni fa, la quasi stella 3C273 come era 1500 milioni di anni fa. L'universo è in espansione, è il suo Big Bang. La luce delle galassie tende a spostarsi verso la parte finale rossa dello spettro. Noi vediamo le galassie azzurre come erano migliaia di milioni di anni fa. E il nostro pianeta cruento e senza pace, come lo vediamo? Come lo vedremo domani? Per ogni cuore! Siamo una bella pace! Senta, lei sa cosa sta succedendo nel Vietnam? No, no! Non se ne occupa? No! E se gli americani buttano la bomba atomica? Sono affari suoi! E lei non si va di mezzo? No! Per me è lo stesso! Io penso che è una cosa che non mi interessa! Perché? Perché forse non sono in grado di capire certe cose! Cosa dice di questa guerra? Quale guerra? Del Vietnam. Vietnam? Chi vuole? Chi vuole? Ma se gli americani buttano la bomba atomica, va male per tutti? Meglio così! Meglio così. Perché? Meglio morire che vivere in queste condizioni. Io penso che con la tecnica del progresso che c'è oggi in Italia, sì, bisogna fare e lavoro e senza guerre. E lei sa cosa sta succedendo nel Vietnam? Una volta per... Non se ne occupa? No. Vede che c'è della gente che non se ne occupa di queste cose? Fanno male perché dovrebbero occuparsi. Secondo lei? Tutti dovrebbero occuparsi. E paga la piantaria a sé perché oramai è una brigata questa guerra, le loro definiva. Una volta per sempre. Lei ha sentito di cosa stiamo parlando? No. Stiamo dicendo della guerra. Lo sa che c'è ancora adesso ci sono dei paesi del mondo in cui c'è la guerra? Come il Vietnam, per esempio. Lei cosa ne pensa? Niente. Perché? Perché non mi interessa. Politica, mi spiace, non è nel mio campo. Grazie. Sapete cosa sta succedendo nel Vietnam? Sì, ma guerra. Secondo lei è un fatto che interessa tutti, no? Certo. Lei cosa ne pensa? Di cosa? Della guerra del Vietnam. Beh, se ci sono rimesso la pelle è perché ci sarà una ragione. Gli americani, se combattono là nel Vietnam, è perché ci sarà pure una ragione.
ognuno a casa nostra. Ricca ha fatto bene a, cioè, e fa bene a, a continuare la sua azione nel, nel Vietnam del Sud per tutelare la libertà. Ci vorrebbe solo una premessa maggiore storica e politica, forse, per capire tutta la situazione. E qual è questa premessa maggiore, direi quasi aristotelica, storica e politica, alla luce della quale bisogna valutare tutta la situazione attuale del mondo e la guerra? La premessa è questa, l'ha detta in maniera tassativa, con una formula quasi matematica, il Kennedy, e l'ha ripresa il Papa all'ONU nel discorso del 4 ottobre, quando disse: l'umanità deve porre fine alla guerra o la guerra porrà fine all'umanità. C'è una guerra assurda, imposta per ragioni sporche da un paese che non ha nessunissima ragione di andare in Asia a decidere di questioni che riguardano il popolo vietnamita. Il popolo vietnamita sta dando un esempio di eroismo straordinario e sta affrontando veramente, come il piccolo Davide affrontò Golia, questa lotta che sembrerebbe assurda e impari, ma nella quale è il popolo vietnamita ad essere il più forte, perché è dalla parte della ragione e del diritto. Questo sarà l'anno dell'alternativa Vietnam. O si negozierà la tregua per applicare gli accordi di Ginevra del 54 e gli aggressori cominceranno ad andarsene a casa, o si salirà quel gradino dell'escalation dal quale non si potrà più discendere, quel gradino sul quale già si alza lo stivaletto in cuoio di zebù del Marine. E noi continueremo a bussare a milioni di porte, come i pacifisti inglesi, a violare pacificamente le basi dell'aggressione, come i Vietnics americani che si sdraiano sulle rotaie dei treni di guerra, a occupare le strade a spirale, come i giovani giapponesi con la loro danza del serpente di pace. E muore per mano di un volontario che non... Ecco i versi del 75enne dalla lunga barba, Ho Chi Minh, colui che illumina. Le strade della vita, uomini, sono sempre state pericolose. Ma oggi non è facile vivere la propria vita, uomini. Non è affatto facile. Ma io sono un uomo pulito e la mia anima è in pace. Anche se mi sospettano di essere un cinese obliquo, tenebroso, e ascolto il flauto del tempo, il suo gelido suono, il segnale sul pendio della nebbia, e guardo verso il sud il pensiero agli amici. Ho Chi Minh, colui che illumina, ci interroga. Anche noi siamo uomini puliti? E la nostra anima è in pace? Rispondiamo che sì, che cominciamo, che la nostra mobilitazione di pace è stata aperta, che ci siamo anche noi sul grande vascello spaziale che si chiama pianeta Terra. È la grande prova Vietnam del genere umano. Come cantano i guerriglieri, dunque, proviamo. Proviamo ai secoli e ai discendenti che siamo uomini, uomini ancora.